e far ripartire l'agricoltura e far ripartire il turismo che l'Europa sta massacrando. E quindi qua si va a votare perché il Partito Democratico ha fallito, perché fra vibratori e amici degli amici, insomma, non so come hanno speso i loro soldi. E quindi sono orgoglioso che anche l'Emilia-Romagna abbiano contribuito a raccogliere le firme per cancellare quella schifezza della legge Fornero, e faremo di tutto per fare il referendum. E c'è la speranza, quindi in questi 10 giorni, se suoniamo i campanelli, giriamo le edicole, giriamo i bar, giriamo le aziende, l'Emilia Romagna può tornare a correre, può tornare a lavorare, può tornare a essere una terra serena, anche nonostante i fenomeni che non capiscono che il confronto in politica è bello, si può avere le idee più diverse gli uni dagli altri, basta che tutto rimanga nell'ambito del confronto sereno, pacifico, perché quando si sfascia una macchina lì non è confronto ma è idiozia. E quindi grazie a tutti gli emiliani e romagnoli, soprattutto grazie alle forze dell'ordine che devono purtroppo accompagnarci in una campagna elettorale un po' strana, perché c'è gente che non capisce cos'è la democrazia e cos'è la civiltà.